Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova giornata di formazione organizzata da Studio Sigaudo in collaborazione con la dottoressa Lorenza Monocchio. Oggi si parlerà del reclutamento del personale negli enti locali. Voglio ricordare a tutti i partecipanti che il corso sarà registrato, pertanto se non desiderate comparire vi chiedo gentilmente di mantenere le videocamere spente e disattivare i microfoni. Qualora vogliate fare delle domande potete utilizzare la chat e la dottoressa Monocchio si riserverà gli ultimi minuti per poter rispondere ai vostri quesiti. Lascio la parola alla dottoressa Monocchio e auguro buon corso a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo corso. Come ha anticipato, Sara, oggi parleremo delle capacità assunzionali anche alla luce del DL 36 del 2021, appunto, che è molto recente, e quindi faremo una veloce carrellata su tutte quelle che sono le normative che ad oggi sono vigenti ai fini di poter effettuare, nell'ambito degli enti locali, il reclutamento del personale. Innanzitutto, come voi sapete, per quanto concerne proprio la possibilità di effettuare delle assunzioni da parte dei comuni, c'è stata una svolta epocale nel 2020. Infatti, precedentemente a questo anno, le assunzioni sono state sempre oggetto di vincoli stringenti, vincoli che erano di natura comunque non dinamica ma secca, perentoria, e che si riagganciavano alla spesa di personale da un lato e alla limitata, in un primo momento, limitata possibilità di sostituire il personale cessato per qualsiasi motivazione. E questo che cosa ha comportato? Un depauperamento proprio della forza lavoro nell'ambito dei comuni, degli enti locali.